Alla sua prima edizione è stata già un successo la festa della cipolla bianca di Isernia, organizzata in concomitanza con la tradizionale fiera dedicata ai santi Pietro e Paolo dal Comitato Centro Storico con la collaborazione della Federazione Italiana Cuochi e dell'Associazione Cipolla Bianca di Isernia e con la partecipazione, tra gli altri, dell'Associazione Italiana Sommelier, dell'Associazione Molise Evo e della Cooperativa LAI. Tra le diverse iniziative proposte nella parte antica della città, particolare apprezzamento è stato raccolto dagli stand enogastronomici allestiti presso Piazza Andrea di Isernia, che hanno visto la cipolla isernina protagonista di un raffinato e gustoso menù gourmet che non ha mancato di richiamare buon gustai anche da fuori regione. Veramente abbiamo trovato dei piatti molto particolari, molto buoni, nonostante fosse tutta cipolla, sono delicatissimi e saporiti, fatti molto, cucinati molto bene. Ringraziamo l'organizzazione. Abbiamo assaggiato le lasagnette che erano buonissime, sono due menù di due menù diversi, però sono tutte e due proposizioni, tutte e due ottime veramente. Ad illustrare i piatti proposti nel corso della serata di giovedì 29 giugno il presidente della sezione provinciale della Federazione Italiana Cuochi, lo chef Giovanni Colarusso. Abbiamo presentato un menù dove è presente la cipolla di Isernia in tutte le portate, quindi un antipasto composto da un baccalà, cipolla di Isernia, uvetta e una crema di peperoni. Poi abbiamo presentato un raviolo, quindi con cipolla e tintiglia, con manteca e brodo con cipolla brasata. E abbiamo messo infine, per dare un po' di sapidità al piatto, della misischia di capra cotta, e infine abbiamo fatto un maiale in crosta di peperone rosso con della cipolla di Isernia, quindi sembra molto dolce, e un purè di patate. Infine abbiamo presentato anche un dolce, quindi un dessert, con del formaggio, quindi formaggio dolce con un crumble al cioccolato e una confettura di cipolla di Isernia. L'evento ha visto la presenza anche del presidente uscente dell'Unione Regionale Cuochi Molise, Vittorio Sallustio, da sempre impegnato nel sociale con l'obiettivo di portare conforto attraverso le proprie pietanze alle popolazioni colpite dalle calamità e dalle emergenze. Recentemente è stato presente in Emilia-Romagna dopo l'alluvione che ha flagellato la regione adriatica. Cerchiamo con il nostro supporto di agevolare o di affievolire quelle che sono le preoccupazioni della popolazione. Abbiamo fatto questo come l'abbiamo fatto in altre occasioni, a partire dal terremoto di San Giuliano di Puglia, poi abbiamo fatto l'Aquila, abbiamo fatto sempre l'Emilia Romagna nel 2012, il centro Italia, abbiamo fatto altre alluvioni anche a Genova, in Campania, a Benevento, quando c'è stata l'alluvione. E quindi cerchiamo di dare quello che è il nostro minimo disponibile con tanto cuore.